Diverse ricerche stimano che almeno 10 milioni di americani sono stati parte di una setta religiosa o ne erano transitoriamente coinvolti. In questo video parleremo di una religione in particolare, i mormoni. I mormoni sono una setta? Molti pensano che gruppi religiosi come questi, insieme ai testimoni di Geova per esempio, facciano un lavaggio del cervello a coloro che si avvicinano a queste realtà. Ma gli adepti di questi movimenti religiosi hanno davvero subito un lavaggio del cervello? Possiamo dire tranquillamente no. Queste organizzazioni religiose non praticano il lavaggio di cervello, ma qualcosa di diverso, e forse più difficile da riconoscere, il controllo mentale. Come vedremo, esiste una differenza tra lavaggio di cervello e controllo mentale. Le persone che subiscono un lavaggio del cervello sanno in partenza che sono ingannate. Chi subisce il lavaggio del cervello viene fisicamente abusato e torturato e vede sempre gli esecutori come nemici. Le vittime o i loro familiari vengono continuamente minacciati. In questo modo, nella persona che subisce tutto ciò avviene un cambiamento radicale di pensiero al fine di preservare la sua vita. Quindi succede che in questo modo diventano dipendenti dal leader del gruppo. Il controllo mentale, invece, è totalmente diverso. È sicuramente un metodo molto più sofisticato. Le persone in questo caso non sanno di essere ingannate, a differenza di casi di lavaggio di cervello. Non c'è nessun abuso fisico o tortura, e di solito il controllo mentale viene fatto da un amico oppure da una figura autorevole che gode di stima. Cosa interessante è che anch'esse non sanno che stanno applicando un controllo mentale perché sono parte del sistema. Le vittime del controllo mentale non si sentono in alcun modo minacciate o in pericolo. Anzi, percepiscono tale manipolazione come un risultato positivo. Ma ciò non toglie che anche in questo caso avviene un cambiamento radicale di pensiero, che causerà l'inizio di un legame di dipendenza con i leader dell'organizzazione. Quindi, chiunque sostiene che i mormoni siano dei lavati di cervello, non sanno di cosa stanno parlando. Quello che dicono è falso. Lavati di cervello è un termine offensivo. Di fatto i mormoni non sono lavati di cervello. In realtà sono sotto qualcosa di più subdolo e pericoloso, il controllo mentale. Una statistica a dir poco incredibile dimostra come un 65% della popolazione mondiale sia potenzialmente accondiscendente ad un controllo mentale. E non è perché la gente sia stupida, ma perché è insito nell'essere umano essere soggetti a condizionamenti. L'uomo vuole adattarsi, far parte di un gruppo, e molti amano sentirsi guidati e sentirsi dire come vivere e cosa fare. Il quoziente di intelligenza delle persone che si uniscono a tale chiese è anche piuttosto alto. Non c'è da meravigliarsi se molte persone intelligenti ed in gamba decidono di entrare a far parte di tali gruppi. Stephen Hassan, psicologo, leader e autore di diversi libri sul controllo mentale delle sette religiose, negli anni 70 faceva parte dei Moonies, una setta conosciuta anche come The Unification Church. Dopo essere uscito da questa setta, ha cominciato a fare diverse ricerche per capire come mai anche persone come lui sono state adescate da gruppi fanatici religiosi. Fu il primo ad ideare uno schema chiamato BITE, 4 punti che spiegano come avviene il controllo mentale da parte di un gruppo religioso ai danni di un qualsiasi individuo, rendendolo dipendente ai leader di una setta. Questo è il modello BITE. B sta per Behavior Control, controllo del comportamento. I sta per Information Control, che sta per controllo delle informazioni. T sta per Thought Control, che sta per controllo del pensiero. E sta per Emotion Control, controllo delle emozioni. Secondo Hassan, se un individuo accetta di cambiare solo uno di questi parametri, col tempo incorporerà nella sua vita anche il resto dei 4, cadendo sotto un controllo mentale. Iniziamo con il primo punto, il controllo del comportamento. Queste organizzazioni religiose attuano il controllo del comportamento per gestire i loro membri. Diranno alle persone cosa indossare e come acconciare i capelli,
vietano piercing e tatuaggi, diranno cosa bere e mangiare, regoleranno il loro tempo libero, richiederanno perfezione e stretta obbedienza. Col tempo spingeranno gli adepti a partecipare regolarmente a riti e ordinanze, e gli stessi adepti avranno sempre un tipo d'obbligo finanziario verso l'organizzazione. Paragoniamo tutto ciò alla Chiesa Mormone. La Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni dice ai suoi membri cosa indossare. I mormoni devono indossare della biancheria intima particolare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Alle riunioni devono sempre indossare giacca e cravatta, e la camicia deve essere rigorosamente del colore bianco nelle riunioni. Sempre sbarbati, niente orecchini e nessun tatuaggio. La biancheria intima mormone obbliga le donne a non portare maglie senza maniche e gonne sopra il ginocchio. Regolano con la cosiddetta parola di saggezza ciò che si può mangiare o bere. Infatti la Chiesa Mormone vieta l'assunzione di alcol, caffè e tè. Per anni i membri di questa organizzazione non potevano bere nessuna bibita contenente caffeina come la Coca-Cola. I mormoni vengono caricati da impegni e chiamate, da cui vengono assorbiti e tenuti occupati durante la settimana. Con questi doveri, la Chiesa controlla il tempo libero dei suoi adepti con lunghissime riunioni e opere di indottrinamento. Recenti studi hanno dimostrato che i mormoni in media dedicano 22 ore a settimana alla loro Chiesa, tra riunioni e attività come serata familiare, insegnamento familiare, lettura delle scritture, seminari e serate al caminetto, campeggi, viaggi al tempio e infine conferenze. Lo scopo di tutto ciò è di mantenere i membri così occupati che non hanno tempo di pensare, non c'è tempo di fermarsi e riflettere. I membri hanno praticamente accettato un lavoro part-time non retribuito, senza rendersene conto. Tutte queste caratteristiche si trovano in tantissime sette, come per esempio i Testimoni di Geova o Scientology. Tutti questi gruppi richiedono una ferrea obbedienza ai loro dirigenti. Per capire ciò di cui stiamo parlando, ascoltate cosa disse Heber J. Grant, leader mormone. Guarda sempre al presidente della Chiesa, e se ti dice di fare qualsiasi cosa che è sbagliata e lo fai lo stesso, il Signore ti benedirà per questo. Ma non c'è bisogno di preoccuparsi. Il Signore non permetterà mai che il suo portavoce conduca il suo popolo fuori strada. I dirigenti mormoni richiedono obbedienza. Non importa se quello che chiedono è giusto o sbagliato. L'unica cosa che vogliono è ferrea obbedienza. Non a caso la loro dottrina insegna che l'obbedienza è la prima regola dei cieli. Il prossimo punto è il controllo dell'informazione. Potremmo fare un video lungo ore per spiegare come la Chiesa Mormone controlla le informazioni. La loro tattica è molto semplice ma efficace. Mentono. Nascondono verità controverse. Distorcono fatti, cambiando, se necessario, anche la storia ufficiale. Dicono cosa leggere o non leggere, specialmente libri che vanno contro la Chiesa. Questi testi vengono subito etichettati dall'organizzazione come materiale anti-mormone che contiene menzogne ed inganni. Questo tipo di gruppi religiosi inculcano nei loro membri l'idea che la Bibbia non è affidabile, che non è stata tradotta correttamente o che mancano delle parti importanti e che solo loro sono capaci di interpretare la Bibbia e che tutte le altre interpretazioni sono sbagliate. Con la scusa che la Bibbia in teoria contiene parti mancanti, la Chiesa Mormone riempie quegli spazi con dottrine extra bibliche. Tutte queste dottrine però non sono solo poco bibliche, ma creano maggiore dipendenza dalle autorità generali mormoni, che sono gli unici che ricevono continue rivelazioni da Dio. Un'altra caratteristica in comune è una conoscenza per gradi piramidale, dove gli adepti iniziano con le loro dottrine semplici fino ad arrivare a quelle chiamate nella Chiesa Mormone, dottrine spaziali. Queste dottrine non vengono rivelate immediatamente, ma vengono somministrate in base alla crescita dell'individuo. Questi gruppi ricevono sempre nuove rivelazioni da Dio, annullando le vecchie.
Non c'è da meravigliarsi se, per esempio, si viene a scoprire che i loro leader nel passato sbagliarono diverse profezie, o che gli stessi hanno avuto problemi di immoralità o problemi con la giustizia. Pochissimi mormoni sanno che Joseph Smith fu arrestato nel 1826 per aver truffato alcuni agricoltori della zona in cui viveva. Smith diceva in giro di possedere una pietra che, messa in un cappello, poteva trovare tesori nascosti. Fu arrestato e condannato a pagare una somma di qualche decina di dollari. Con la stessa pietra convinse altre persone che avrebbe potuto tradurre delle fantomatiche tavole d'oro, un antico resoconto di popoli americani, il Libro di Mormon. Anche se gli stessi libri storici della Chiesa confermano tali pratiche poco morali del loro profeta, i dirigenti mormoni mentono spudoratamente dicendo che sono solo calunnie e bugie. Un altro esempio di controllo di informazioni è l'ultimo film della Chiesa mormone sulla vita di Joseph Smith, dichiarato dagli stessi come la più accurata storia mai riprodotta sulla sua vita. Vi poniamo una domanda semplice: come mai nei film non viene mostrato che Joseph Smith, nel momento della sua uccisione, non ha in mano la pistola che usò ferendo a morte due dei suoi assalitori? Perché questa verità potrebbe alterare il modo di vedere il profeta Joseph Smith. Un altro esempio di menzogna è quando Joseph Smith, durante un processo per atti di poligamia, rispose in sua difesa. Che cosa strana è per un uomo essere accusato di aver commesso adulterio e di avere 7 mogli, quando io ne vedo solo una. Per alcune persone leggere questa dichiarazione è stato come un fulmine a ciel sereno. Molti si sono chiesti: perché il profeta Joseph Smith sta mentendo? Potrebbe aver mentito anche per altre cose che noi consideriamo vere? Un altro esempio di controllo di informazioni è quando Joseph Smith incendiò un giornale di mormoni che lo accusavano di poligamia e corruzione. Smith non solo praticava la poligamia, ma si registrano 11 casi di poliandria, cioè quando una donna è sposata a più uomini. Infatti 11 delle 34 mogli erano già sposate con altri uomini ancora in vita. Tutte queste informazioni sono disponibili andando su familysearch.org, un sito mormone dove potete vedere l'albero genealogico di Joseph Smith. I missionari mormoni non vi diranno mai queste informazioni, anche perché molti di loro non le conoscono. I missionari mormoni, prima di partire in missione, passano alcuni mesi al MTC Missionary Training Center, dove vengono addestrati per convertire la gente. Ai missionari viene insegnato di non rispondere mai direttamente a quelle persone che si avvicinano facendo domande dirette sulle loro dottrine più controverse. Se non ci credete, provate a chiedere a dei missionari mormoni per strada se loro credono che dopo questa vita diventeranno degli dèi. Nessuno di loro vi dirà che è vero. Cercheranno di evitare la domanda. Loro non vi diranno mai le loro vere dottrine, fino a che non sarete dentro la loro religione ed avrete assorbito il controllo mentale. Questo perché la Chiesa mormone è una struttura dove si viene programmati per gradi. Whenever a person asks me an antagonistic question, I never answer that question, but rather I answer the question they should have asked. That's why I group this under answer the right question. For example, and this will lead into the next principle in just a second. For example, if a person out of the blue that I don't know from Adam walks up to me and says, "So you're a Latter-day Saint?" Tell me, you folks believe that man can become like God, huh? See, how do I respond? I mean, this is a total stranger. I don't know what he knows about the church. It may not be the smartest thing in the world to say, yeah, let me quote the Lorenzo Snow couplet for you, and then I'm going to get the teachings of the prophet, and I'm going to read to you the King Follett Discourse. That may not be our best approach. It might be a much wiser approach to say, well, that's an interesting question. It is asked frequently. But, you know, let me begin this way. In the spring of 1820, there was a young man named Joseph Smith Jr.
who was concerned about the subject of religion and wanted to know which church to join. What did I just do? I just answered the question he should have asked. Now, what's the question he should have asked? How do I know that what you have to say is true? Or, what should I know to investigate your message properly? How shall we begin our study of Mormonism? That would have been the right question, you see. So what I'm going to do is I'm going to answer the question they should have asked. I membri mormoni che visitano le famiglie pensano di fare un servizio agli altri fratelli, ma in realtà questo è un sistema di controllo capillare della comunità. Chi fa insegnamento familiare riporta ai dirigenti della Chiesa ogni cosa che non è in armonia con le regole dell'organizzazione trovate nelle famiglie visitate. Come nel caso in cui un individuo che ha incominciato a trasgredire la parola di saggezza oppure altri comandamenti mormoni. Una volta al mese si riuniscono facendo il punto della situazione di ogni famiglia. Così possono applicare un eventuale controllo di comportamento. I mormoni vedono tutto ciò come un modo per vegliare sui membri e sostenersi a vicenda, o riportare gli inattivi in chiesa. Ma non sanno che questo non è etico e soprattutto non rispetta la privacy delle persone. La Chiesa mormone non a caso richiede ai suoi membri il 100% delle visite alle famiglie. In organizzazioni come queste, tutti sanno tutto di tutti. La privacy non esiste. Ricordiamoci che una chiesa normale non applica un controllo mentale, non vieta mai ai suoi membri di fare ricerche, lascia liberi i membri di leggere o studiare quello che vogliono. Chi controlla le informazioni controlla le persone. Controllo del pensiero. Questi gruppi sostengono che hanno solo loro la verità e che la loro chiesa è l'unica che porta alla salvezza. Insegnano ai loro membri quello che viene chiamato la tecnica di blocco del pensiero, che serve a prevenire il pensiero critico dell'individuo, cioè spegne la sua abilità di pensare con la propria testa. Questo succede, per esempio, quando i mormoni affrontano una persona che li mette in difficoltà sulle loro credenze. Ai mormoni viene insegnato in casi come questi di portare sempre la loro testimonianza. Quello che avviene nella loro testa è proprio un blocco di pensiero. Dopo aver portato la loro testimonianza, si sentono di nuovo al sicuro e cercano a loro volta di far sentire all'altra persona lo stesso sentimento. Se questo non funziona, gli viene insegnato di fuggire da queste situazioni. Essi diranno: lo spirito di contesa viene da Satana, chiudendo così ogni conversazione con voi. Da quel momento il loro cervello si spegne, non ascoltano più le argomentazioni dell'altro interlocutore. Se si hanno dei dubbi dottrinali, viene sempre detto di andare dai dirigenti oppure di andare sui siti degli apologeti mormoni. Se il membro non risolve i suoi dubbi, gli chiedono di pregare, che un giorno possa capire di più. I leader mormoni scoraggiano la risoluzione autonoma di un problema. Questo potrebbe portare il membro in apostasia. Non si discutono e non si criticano i dirigenti. Non esiste un motivo legittimo per lasciare la Chiesa. Se le cose sembrano false o assurde, non è colpa della Chiesa, ma tua. Infatti insegnano che la gente lascia la Chiesa perché non era abbastanza obbediente o degna. È uscita perché è stata offesa o ha litigato con qualche dirigente. Non a caso i mormoni, di fronte alle persone che portano dei fatti sulla loro religione, commentano ed attaccano a livello personale. Fanno commenti sull'aspetto o sulla moralità della persona, ma non attaccano l'informazione data. Questa reazione è parte dell'indottrinamento. Le autorità mormoni insegnano che Satana cerca di distruggere la loro chiesa e che esiste una vera e propria cospirazione contro la loro organizzazione. In Dottrine e Alleanze 10-12 leggiamo: e in questo modo il diavolo ha cercato di preparare un piano astuto per poter distruggere quest'opera. I siti internet di critici della Chiesa mormone sono in continuo aumento. Stessa cosa per libri e documentari.
Ad ogni conferenza generale mormone, diversi gruppi protestano di fronte al tempio. I mormoni ritengono che ciò sia un chiaro segnale che la loro organizzazione è dalla parte del bene e che Satana cerca di contrastarli. James E. Faust, leader mormone, disse in merito: «Gli sforzi di continua espansione di Satana sono una prova della veridicità di quest'opera». Ma i mormoni non sono i soli ad avere persecutori e critici. I testimoni di Geova sono una delle sette più perseguitate al mondo. Anche loro sostengono che il diavolo è contro di loro in quanto sono l'unica vera chiesa sulla terra. Una torre di guardia intitolata L'odio senza motivo afferma: cosa c'è dietro l'odio di Satana per i veri adoratori? Il diavolo impiega false accuse e bugie sfacciate per ammaliare i leali servitori di Dio. Il flagello dell'odio satanico è una testimonianza vivente della legittima sovranità di Geova. Scientology è un altro gruppo fortemente contrastato dall'opinione pubblica. Nello stesso modo affermano che queste persecuzioni dimostrano che la loro religione è nel giusto. Il loro sito afferma senza ogni dubbio: siamo impegnati in una battaglia in corso contro una massiccia cospirazione a livello mondiale, il cui unico scopo è quello di distruggere la religione Scientology. Possono essere tutte queste chiese nel giusto perché sono perseguitate? Perché la gente protesta ed attacca questi gruppi? I fatti parlano da sé. Circa 900 testimoni di Geova muoiono ogni anno a causa del loro rifiuto delle trasfusioni di sangue. Oltre 500.000 di testimoni sono stati scomunicati negli ultimi 10 anni. La torre di guardia insegna che quando una persona non accetta più gli insegnamenti come verità e viene scomunicata, deve essere emarginata da tutti gli amici, parenti e familiari. Questo comporta grossi danni psicologici per chi subisce questa emarginazione. Il gruppo Scientology è noto anche per essere la truffa religiosa più costosa nella storia dell'uomo. Un membro arriva anche a spendere 250.000 euro tra corsi, libri, CD ed altro. Migliaia sono le persone che ogni anno in tutto il mondo denunciano l'organizzazione per mobbing, ricatti e minacce di essere tagliati fuori dalla famiglia. Scientology si definisce l'unica strada per la salvezza spirituale. I mormoni non sono da meno. Secondo diverse statistiche, lo stato americano dello Utah, dove esiste una concentrazione di santi degli ultimi giorni, si piazza al primo posto negli Stati Uniti con il maggior numero di casi di depressione ed il maggior uso di antidepressivi, ed è il settimo stato con il maggior numero di suicidi. All'apparenza, le famiglie mormoni sembrano perfette. Le varie pubblicazioni della Chiesa mostrano sempre immagini di famiglie felici e sorridenti. Diverse sono le campagne pubblicitarie televisive in America che promuovono il loro stile di vita. La dottrina mormone, infatti, insegna che per diventare degli dei nella vita a venire, bisogna diventare perfetti in questa vita. Spencer W. Kimball, dodicesimo presidente della Chiesa, disse in merito: «Il progresso verso la vita eterna richiede il raggiungimento della perfezione. Vivere tutti i comandamenti garantisce il perdono totale delle colpe e assicura l'esaltazione. Secondo un recente studio presentato alla Utah Valley University, le donne mormoni nello Utah sono a rischio di depressione a causa del perfezionismo tossico che la religione mormone insegna». La professoressa Chris Doty ha condotto proprio nello Utah uno studio intervistando 20 donne più volte nel corso del periodo di un anno. Queste donne sono state diagnosticate fortemente depresse. Il fatto curioso è che queste donne si sono tutte identificate come membri attivi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Una delle intervistate, Lynette, ha dichiarato: «Ho messo troppa pressione su me stessa per essere una mormona perfetta. Se insegno in una classe in chiesa, devo farlo perfettamente. A casa devo essere una casalinga e una moglie perfetta, avendo sempre fatto i piatti ed il bucato. Però, che vita è mai questa?» L'infelicità che la donna prova in questo tipo di schema mentale è chiaramente devastante. Il fatto che piangano durante i loro discorsi dal pulpito
e un chiaro sfogo di tensione dovuto a quello che si può definire perfezionismo tossico. Una delle tecniche di queste organizzazioni è quella di programmare nei loro membri la convinzione che se ci sono tanti oppositori è perché sono nel giusto e che il male combatte contro di loro. Quindi, nella mente dei membri di queste sette, non è contemplato il vero motivo di così tante persecuzioni. Chi è sotto un controllo mentale non riesce a vedere i danni esistenziali che il suo gruppo crea alle centinaia di migliaia di famiglie in tutto il mondo. Ogni critica e protesta contro la loro chiesa sono ingiustificate. Per i mormoni questo video stesso è opera di Satana. Controllo emotivo. Queste organizzazioni usano sempre il senso di colpa e la paura. Faranno sentire la colpa in quell'individuo che vuole uscire dalla loro chiesa. Instilleranno la paura di perdere la salvezza, benedizioni e la famiglia per l'eternità. Le fobie spesso immobilizzano le persone, impedendo loro di fare le cose che veramente vogliono fare. Infatti, le fobie possono privare le persone della libertà di scelta, e nelle religioni che applicano il controllo mentale, le fobie sono sistematicamente impiantate per impedire ai membri di sentire che possono lasciare il gruppo ed essere felici. L'indottrinamento della fobia adoperata dalla Chiesa mormone consiste nell'impiantare paure razionali nel subconscio degli adepti, così da non fare domande o voler uscire dalla Chiesa. Nell'insegnare che non c'è felicità fuori dal gruppo o che terribili conseguenze aspettano coloro che lasciano la fede. Si perde la famiglia per l'eternità. Dio non ascolterà le tue preghiere. Fallirai se esci ed apparterrai a Satana per il resto della tua eternità. Quest'ultima è la più forte. Infatti, nel Tempio Mormone, tra una sezione di riti ed un'altra, proiettano un video dove in una scena Satana dalle sembianze umane viene ripreso dritto negli occhi e dice: "These people, if they do not walk up to every covenant they make at these altars in this temple this day, they will be in my power. They will be in my power." Nel Tempio prima del 1990, a specifici segni massonici venivano associate delle punizioni. I membri dovevano simulare la propria morte portando il pollice da un orecchio all'altro nell'atto di tagliarsi la gola e poi simulare lo sventramento dello stomaco. Queste erano le punizioni nel caso avessero rivelato i segreti del Tempio. Tanti santi degli ultimi giorni sentivano che quelle cerimonie erano troppo bizzarre e molti non vollero più tornare nel Tempio. Il giuramento di morte che doveva dimostrare il loro impegno a non rivelare i segni e le alleanze si stava ritorcendo contro la Chiesa. Questo portò alla decisione di fare dei cambiamenti per addolcire le cerimonie, andando però in contrasto con quello che Joseph Smith a suo tempo rivelò. Le ordinanze istituite nei cieli da prima della fondazione del mondo per la salvezza degli uomini non devono essere alterate o modificate. Le similitudini tra la massoneria e la Chiesa mormone sono tantissime. Nel marzo 1842, poco dopo il suo ingresso nella massoneria, Joseph Smith introdusse una nuova cerimonia nel Tempio mormone, la dotazione, tra cui una serie di elementi simbolici che erano sostanzialmente identici a quelli della massoneria. I mormoni credono che questi riti siano una restaurazione di ordinanze bibliche antiche, ma questo non si riscontra in nessun passo della Bibbia. Sappiamo per certo che Joseph copiò i riti dal Tempio massone e gli stessi dirigenti confermano le similitudini tra le due organizzazioni. It's comparable, it's similar to a Masonic relationship. Il senso di colpa è un mezzo importante che queste organizzazioni usano per rafforzare il controllo mentale e emotivo. La religione mormone applica consigli disciplinari per quei membri che violano le regole della Chiesa. Per esempio, chi trasgredisce la legge di castità, cioè nel caso in cui un individuo ha rapporti sessuali prima o al di fuori del matrimonio, subisce un umiliante consiglio disciplinare dove di fronte a diverse persone deve rispondere a domande imbarazzanti su ogni dettaglio della trasgressione. Queste trasgressioni di solito vengono punite con mesi di sospensione da ogni incarico e privilegio in chiesa, oppure con la scomunica che dopo un anno può essere tolta se il comportamento dell'individuo cambia. Il membro però deve ribattezzarsi e ripartire da zero.
I peccati del passato non verranno di certo dimenticati, verranno tirati fuori di nuovo per aumentare il senso di colpa e controllare ulteriormente il comportamento e la mente dell'individuo. A pagina 36 di Gospel Principle del 1997 leggiamo: coloro che ricevono il perdono, ma ripetono il peccato, sono ritenuti responsabili dei loro peccati commessi nel passato. A pagina 36 di Uniform System for Teaching Families leggiamo: per rimanere perdonato non si deve mai peccare di nuovo. Quelle persone che hanno discusso di questioni spirituali con i mormoni presto apprendono che i santi degli ultimi giorni portano una testimonianza della loro fede come un mantra. Io porto testimonianza che so che il libro di Mormon è vero, so che Joseph Smith era un profeta di Dio, so che la Chiesa è vera. Ma come fanno a dire di sapere? Che cosa intendono quando dicono io so? La risposta è sempre la stessa: perché ho pregato e lo Spirito Santo mi ha manifestato la verità di queste cose. Questa manifestazione, che il mormone associa allo Spirito Santo, è in realtà un sentimento interiore. Infatti, in Dottrine e Alleanze, capitolo 9, versetti 8-9, leggiamo: ma ecco, io ti dico che devi studiarlo nella tua mente, poi devi chiedermi se sia giusto, e se è giusto farò sì che il tuo petto arda dentro di te. Perciò sentirai che è giusto. Ma se non fosse giusto, non avrai tali sentimenti, ma sentirai uno stupore di pensiero che ti farà dimenticare ciò che è errato. Attraverso i sentimenti che loro chiamano Spirito Santo, la Chiesa Mormone, come tante altre organizzazioni di questo tipo, manipola le persone nell'intento di fargli accettare la sua dottrina. Un esempio di questa tecnica ci viene fornita da un manuale missionario del 1985 che istruisce i missionari così: mentre lo Spirito vi conferma quello che state insegnando, fate una pausa nella discussione e dite: Signore e Signor Rossi, quello che voi sentite in questo momento è lo Spirito del Signore, che vi testimonia che ciò che vi stiamo insegnando è la verità. In questo momento state incominciando a ricevere una vostra propria testimonianza della veridicità di questo messaggio. Stessa cosa succede quando i missionari chiedono di pregare per sapere se il libro di Mormon è vero, citando proprio un passo tratto dal libro di Mormon in Moroni capitolo 10 versetto 4. Questo capitolo esorta a domandare a Dio stesso se questo libro viene da Lui e dice che tramite lo Spirito Santo, cioè tramite i sentimenti, si riceverà una risposta sulla sua veridicità. Per dare forza a questo schema, i mormoni citano fuori contesto Giacomo 1:5, affermando che anche la Bibbia sostiene la pratica di pregare Dio, al fine di confermare la verità sul mormonismo. Il passaggio però dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma di cosa sta parlando Giacomo 1:5? Se la mettiamo in contesto, questa scrittura incita i cristiani a chiedere a Dio la saggezza per affrontare prove e tentazioni. Questo versetto non ha assolutamente nulla a che fare con lo stabilire quale sia la religione giusta da seguire. È molto facile cadere nello schema se una persona non conosce bene la Bibbia. Leggere dei versetti fuori contesto è un metodo molto usato da questi gruppi per indottrinare la gente. La Bibbia, a differenza del libro di Mormon, ci mette in guardia sullo stabilire la verità con il cuore o i sentimenti. In un passo in Geremia 17:9 leggiamo: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? La Bibbia incoraggia invece lo studio delle scritture per capire la verità delle cose. Ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Atti 17:11. Ma il controllo mentale della Chiesa Mormone inizia proprio da questo punto: i sentimenti. Lo schema è semplice ed efficace, ti innesca una reazione a catena. Se ti senti bene, significa che è giusto. Se ciò è giusto, significa che la Chiesa è vera. Se la Chiesa è vera, allora devi battezzarti, osservare la parola di saggezza,
pagare una decima parte del tuo stipendio alla Chiesa ed altre centinaia di regole che ti porteranno alla schiavitù mentale. Ma le persone che sono cadute in queste trappole possono uscirne fuori? La risposta è sì, ma il primo passo per uscirne sta nel chiedervi alcune domande. Pensi che la tua Chiesa non accetti critiche sulla sua storia o dottrina? Fai intervenire nella tua vita i dirigenti della Chiesa per quasi ogni tuo problema o dubbio? La tua Chiesa ti dice cosa bere o mangiare? Ti obbliga a pagare una somma di denaro fissa per godere di alcuni dei suoi servizi? Pensi che non ci sia nessun motivo legittimo per lasciare la Chiesa? Pensi che non ci sia nessuna felicità se si lascia la Chiesa e che la tua vita andrebbe a rotoli? Hai paura di cercare la verità fuori dalla Chiesa? Hai paura di leggere materiale critico sulla tua religione per paura che il diavolo ti porti sulla sua strada? Hai paura di perdere la tua salvezza? Pensi che le emozioni decidono cosa è giusto? Pensi che esiste una cospirazione mondiale contro la tua Chiesa? Se hai risposto ad una sola di queste domande con un sì, considera la possibilità di essere caduto in un controllo mentale. Ma non è mai troppo tardi per uscirne. Ultimately, people are walking out of these groups, and there is hope. So don't give up hope, please.